Il disco è stato un work in progress. Inizialmente non c'era, giustamente. Poi piano piano ci siamo messi giù, in realtà ci siamo resi conto dall'oggi al domani di avere diversi brani in cui credevamo, quindi abbiamo deciso, insomma, già parecchio tempo fa, di fare questo album. Tua è il titolo sì di una delle canzoni, ma in realtà è un significato più esteso. Tua è riferito all'Italia, è riferito soprattutto alle persone. È come, ecco, forse questo titolo è proprio per dire dopo egocentrica, dove forse uno canta all'inizio più per se stesso, e questo è il momento di invece cantare proprio per le persone, comunicare con loro, quindi anche abbiamo fatto scelte stilistiche diverse. È un disco, lo definisco, più sanguigno, più vero, nel quale racconto più di me, più delle mie esperienze, metto in campo pure le esperienze personali, parlo per la prima volta d'amore, parlo per la prima volta mi espongo di più, insomma. L'amore per me è quando, diciamo, l'altra persona diventa più importante di te. Questo credo. Quindi, in realtà io poi sono molto riservata, anche per questo non ho mai scritto d'amore. È stata come una sofferenza metterlo nell'album, il pezzo. Che come se avessi messo una parte di me lì dentro. È nato perché io sono prima di tutto una sua fan e ho tutti i suoi dischi, li ho ascoltati in macchina nei miei viaggi di continuo. Poi ho espresso questo desiderio al mio produttore Carlo Varello di invitare Sincotti. Loro mi hanno preso in parola insieme con la Warner Music. Hanno reso possibile questa cosa e oggi siamo qua. It was great working with her. A little bit pain in the ass, but for the most part, she was great. I met her this summer, July was it, or August? August. And I had just finished working on my record, and I think she had sent me a few of the tracks that she demos of songs that she wanted to do together, and it worked out great. I liked the songs and I liked the record she was trying to make and the concept behind it, so it was just a lot of fun to collaborate on those songs. Just finished that. That's really my main focus now that I'm finished with it. So that record is called Metropolis, and it's my second record of all original songs, so that should, I think, hopefully come out in the spring, so I'll be back here to promote that at that time. I miei progetti futuri, allora in questo momento il mio disco esce a novembre in Brasile, quindi andrò anche lì a fare la presentazione del disco. Poi a marzo prossimo si riviaggia in Cina e si conclude in Giappone a Tokyo, al giorno di Tokyo a marzo, e poi in estate il tour di questo disco. E più ne ha più ne ha.